Sacro Delirio Italia numero 1 dal 27458/98 al 27938/04 e poi Procepen numero 11480/2005/2005 notizie di reato modo unico stemma della Repubblica Italiana. Ecco, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia, avviso della conclusione delle indagini preliminari. Ma che cos'è? Art 415 bis CPP. Atti infami, segreti, indecenti, assassini, osceni e ridicoli. 28 ottobre 2005. Il pubblico ministero dott. Fabio Salamone, SOST, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, visti gli atti del procedimento nei confronti di chi? Berlusconi, Napolitano, Lavoratti, Pisapì, no, Russo Angelo, nato a Piazza Armerina Enna il 12/4/1948 e residente a Milano via Giambellino numero 48, assistito e difeso d'ufficio dall'avvocato Antonio Ballerio, però del foro di Brescia, con studio in Brescia, via Diaz numero 9, via Diaz numero 9, individuato secondo le procedure previste dagli articoli 29,5 DISP Act CPP e 97,2 CPP, così come modificati dalla legge 6 marzo 2001 numero 60. Persona sottoposta ad indagini per il reato previsto e punito dagli art 61 numero 10 e 612 comma secondo del codice penale, perché a mezzo di un blog sul sito iena.blog.exit.it riconducibile all'indagato proferiva minacce gravi nei confronti del giudice Laura Tragni del Tribunale di Milano e specificatamente lo scempio continua all'opera il giudice Laura Tragni, Tribunale di Milano, sezione quarta, stanza 44, causa 43630/04, cioè, voglio ballare sul tuo cadavere. Però voglio ballare sul tuo cadavere, vabbè. Fatti accertati in Milano in epoca anteriore e prossima al 20 giugno 2005. Visto l'art 415 bis CPP, così come introdotto dall'art 17, secondo della legge 16 dicembre 1999 numero 479, avvisa, sentiamo, giriamo il foglio, ecco, avvisa, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, avvisa il predetto che questo ufficio ha provveduto ad iniziare indagini preliminari nei suoi confronti per i reati come sopra indicati e che dette indagini sono state concluse.
Dice, avverte però che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso l'ufficio 415 di questa procura e a che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Ma se non avvisate, tempo 20 giorni, t'avvisano 200 giorni o 2000 giorni dopo, vabbè, delega per la notifica all'indagato ed al difensore d'ufficio del presente avviso personale della sezione di PG, sede, aliquota Polizia di Stato con facoltà di subdelega. Però il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art 369 CPP nei confronti della persona sottoposta alle indagini. Madonna mia, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge, nonché di dichiarare o deleggere domicilio nei modi di legge, con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o deletto, e che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto. Manda la segreteria per gli adempimenti di competenza. Brescia, 26 ottobre 2005. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, depositato in segreteria 26 ottobre 2005, il cancelliere B3 Maria Ida Grasso, Bollo, e al pubblico ministero dottor Fabio Salamone. Ferma! Ancora, procura, ancora il cancelliere B3, Maria Ida Basso, altro bollo, un altro bollo ancora, ultima pagina, ultima facciata, Corte d'Appello di Brescia, UNEP, relata di notifica, numero RG 11480/05, numero cronologico 12061B1, a richiesta di chi in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, ha detto all'ufficio intestato, ho notificato quanto precede, beh, il nome non c'è, vediamo, precede a Russo Angelo, via Giambellino 48, 20, 100, Milano. Veramente, questo lo ritirò la portinaia coi coglioni. E me lo diede dopo un mese che l'aveva ritirato. Dopo tanto tempo. Era già scaduto tutto. Inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art 170 CPP e L890/82, con raccomandata R numero 771296765281, spedita dall'ufficio postale del centro servizi presso il CECRP di Brescia. Brescia, ricordate,
10 novembre 2005, a norma di legge, Corte d'Appello di Brescia, Ufficio Giudiziario, Cavalier Alberto Maffongelli, un cavaliere, cavaliere, un ufficiale giudiziario, questo è cavaliere, cavaliere e Cav Alberto Maffongelli, ferma, ecco, l'ufficiale giudiziario, vabbè.